Ciao a tutti ragazzi, io sono il Poro Michele e bentornati sul mio canale. Novembre si avvicina ed è ormai chiaro che siamo alle porte di uno dei mesi più importanti del mondo videoludico. Il 2019 volge al termine e sebbene sia stato un anno di transizione dove i grandi competitor si sono fermati nell'attesa di svelare le nuove generazioni di console, al tempo stesso non sono di certo mancate le uscite di peso, spalmate tra l'altro con una certa omogeneità nel corso dei mesi. E se fino ad ora c'è stato pochissimo tempo per respirare tra un titolone e l'altro, tenetevi forte perché ci aspetta un novembre semplicemente saturo di titoli imperdibili. Non ci credete, cerchiamo di fare il punto della situazione sui prossimi 30 giorni. Prima di tutto però mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i social, anche su Discord e sul sito Viola per le live. Iniziamo. Novembre è un mese così pieno di uscite che tocca sganciare i soldi a partire dal 31 ottobre, giorno in cui uscirà Luigi's Mansion 3. È il terzo capitolo di una serie a cui sono legatissimo, infatti il primo episodio fu anche il primo gioco che comprai per GameCube. Inoltre, a quanto pare, ci troviamo di fronte a un titolo riuscitissimo e c'è già chi parla di capolavoro. Dal canto mio, non ho provato il gioco, ma ho montato dei video per delle anteprime e vi posso dire che dalle prime ore di gioco l'hype è a 1000. Ed è per questo che penso proprio che lo porterò anche in live e sarò felicissimo di portare le fasi iniziali del gioco insieme a voi sul sito Viola. Link in descrizione. Il 5 novembre i possessori PC avranno la possibilità di mettere le mani su Red Dead Redemption 2, epopea western targata Rockstar approdata l'anno scorso su Xbox One e PlayStation 4. A patto di avere una macchina da gioco performante, questa potrebbe essere la versione definitiva per approcciarsi al gigantesco open world ambientato nel Far West. Ma il tempo per perdersi nelle lande desertiche è veramente poco, perché l'8 novembre, tre giorni dopo, uscirà uno dei titoli più attesi dell'anno, se non il titolo più atteso dell'anno. Sto parlando ovviamente di New Super Lucky's Tale. No. Mi riferisco a Death Stranding, nuova IP partorita dal folle genio di Hideo Kojima. Il game director giapponese lo si ama o lo si odia e sembra si sia impegnato parecchio per partorire quella che probabilmente sarà la sua opera più polarizzante. Lontane anni luce dai fasti di Metal Gear e da mamma Konami, le avventure di Sam Porter Bridges non trovano un corrispettivo ludico di riferimento. Death Stranding sarà una nuova vetta per il mondo dei videogiochi o un misero fallimento? Chissà. Anche qui, per me, almeno, hype a 1000. Di nuovo, tempo una settimana, il 15 novembre usciranno altri due titoli fondamentali. Sto parlando dell'ultima incarnazione del brand Pokémon, Spada e Scudo, e della nuova fatica di Respawn Entertainment, Star Wars, Jedi Fallen Order. Su Pokémon inutile spendere parole di presentazione, dirò solo che sono curiosissimo di riavvicinarmi a questa serie che non tocco da secoli, e il suo arrivo su Switch non può essere che un incentivo al mio riavvicinamento, però qui sul serio avrò bisogno dei vostri consigli esperti. Sicuro, in live, mi dovrete aiutare durante la mia prima run. Per Jedi Fallen Order, attenzione che è un titolo che potrebbe sorprendere molti. Se i primi gameplay avevano lasciato freddini, complice una realizzazione tecnica non proprio spaccamascella, dopo le prime demo provate, l'opinione della critica è cambiata radicalmente. Ci sono infatti tutti gli elementi che piacciono tanto ai giocatori di oggi. Abbiamo il taglio cinematografico all'Uncharted, un combat system Souls-like senza risultare eccessivamente punitivo e un level design che strizza l'occhio ai Metroidvania. Ho molta fiducia nei ragazzi di Respawn Entertainment e secondo me, se riusciranno ad amalgamare in modo vincente tutti questi elementi, potrebbe uscirne fuori un giocone. Honey! Che ve lo dico a fare, hype a 1000 anche qui. Passano pochi giorni e secondo me molti di voi saranno ancora a scorrazzare nelle terre selvagge di Galar e il 19 novembre succede il finimondo. Non solo diventerò ufficialmente un adulto, entrando tristemente nei 30 anni, ma a farmi sentire vecchio ci penseranno anche due eventi epocali. Avremo infatti l'ascesa in campo di Google con la sua console Stadia e il compimento della trilogia di Shenmue. Google entra di prepotenza nel mercato proponendo la sua visione del futuro dell'industria. Una console interamente dedicata al remote play, niente hardware, ma solo un controller e un Chromecast e via di streaming. L'idea c'è tutta e probabilmente l'industria virerà prima o poi verso quei lidi. La vera domanda è, siamo sicuri che la gente sia pronta? La mossa di Google infatti sembra molto avventata e tra requisiti minimi di connessione che non convincono e un piano tariffario non così esaltante, il rischio flop è dietro l'angolo. Quello che è un flop annunciato invece è Shenmue 3, ma poco importa.
Tecnicamente arretratissimo e ludicamente ancorato a una concezione videoludica ormai ampiamente superata, il capolavoro di Yu Suzuki potrà finalmente avere il suo proseguio con questo terzo capitolo. Ripeto, non penso sia un'opera che possa avere il minimo appeal sul pubblico odierno, ma chi è cresciuto con il mito del Dreamcast di Yu Suzuki e di Ryo Azuki non potrà che versare lacrime di gioia. Gioia! L'ho finanziato su Kickstarter nel lontano 2015 dopo essermi letteralmente emozionato durante le 3 di Sony e ho anche comprato l'edizione da collezionisti a tiratura limitata su Limited Run Games perché ragazzi, Shenmue non si discute, si ama e basta. E penso che non potrebbe esserci miglior regalo di compleanno che questo. E voi, maledetti figli di Paps, come affronterete questo novembre? Acquisterete tutto questo ben di Dio? Solo una parte o farete i poracci fino in fondo giocando soltanto a free to play tipo Mario Kart World Tour? Mi raccomando, vi aspetto nei commenti, ma prima, come di consueto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, seguitemi sui social, raggiungetemi su Discord, se volete giocare a Smash c'è gente che si organizza ogni giorno e ogni ora, e soprattutto seguitemi sul sito Viola per le live che non posso nominare, ma troverete il link in descrizione. Io sono il Poro Michele, è già novembre e io ho quasi 30 anni. Ciao!